sapevo che prima o poi questo momento arriverebbe, quindi io mi sono impegnato tanto, ho aspettato questa possibilità, il mister ha avuto fiducia in me, in farmi giocare oggi, e è andata benissimo, grazie a Dio. Coppa Italia, pensi di esserti guadagnato con la prestazione di oggi, magari il posto da titolare per una competizione comunque importante nella storia della Lazio? No, quella scelta la deve fare il mister, io soltanto devo continuare così, a lavorare, a comportarmi bene come sto facendo, e poi se il mister fa la scelta su di me ancora sarò molto contento. Questo di oggi ho avuto un po' diciamo una giornata bella che me l'aspettavo, però rimane qua, Lazio, la cosa più importante è che è passata il turno e che adesso deve guardare la partita del sabato contro Sampdoria. È stata una partita strana, poco pubblico, magari anche poca concentrazione durante i 90 minuti. No, io la concentrazione l'ho avuta sempre, perché sapevo che era una prova per me pure, dovevo dimostrare, io qua a Lazio mi mancava queste cose così, quindi è stato bello, la gente è stato a fianco, sono contento per quello. Senti, hai preso un gol stranissimo senza colpe, ne hai evitati almeno altri tre con l'uomo lanciato solo davanti a te. Poi ai rigori come hai fatto? Avevi studiato i rigoristi del Siena o ti sei fidato dell'istinto? No, qualcosa abbiamo studiato, abbiamo visto, sempre si guardano i rigoristi, però in quel momento l'ho chiesto al mister se facevo caso a quello che abbiamo visto o magari quello che sentevo io al momento. Ho sentito bene, oggi ho fatto la scelta giusta, sono contento perché questo ha dato l'aiuto a che la Lazio passi il turno. Cosa ti aspetti dal futuro? No, io niente, io sto tranquillo, veramente non chiedo niente. Finire il mio contratto del modo più tranquillo, con il rapporto che ho con la società adesso, e si vedrà a giugno. Io non chiedo niente, so che qua la porta è di Federico e poi la società pure ha fatto la scelta su Bizzarri, io so il ruolo che mi aspetta. Grazie.